Allora andiamo avanti con il nostro telegiornale, eccoci al servizio anticipato della nostra copertina, la mostra di Ai Weiwei dal titolo Libertà, una mostra che aprirà il 23 settembre. Marco Aghi. Il canotto rosso viene issato verso l'alto e va a raggiungere gli altri già appesi sulla facciata di Palazzo Strozzi. Un'anteprima spettacolare per la mostra che porterà nel cuore di Firenze uno dei protagonisti dell'arte contemporanea, Ai Weiwei. Il titolo è semplice e drastico, libero. Lo ha scelto l'artista, che l'argomento lo conosce benissimo per aver sperimentato il suo opposto nel paese d'origine, la Cina, dove è stato incarcerato come dissidente. Un'esperienza che una volta tornato in libertà ha segnato il suo lavoro ai quattro angoli del mondo e che segna anche la mostra di Firenze, una città che in quanto a dissidenza non si è mai fatta mancare niente, visto che una volta la lotta politica portava i suoi cittadini a perseguitarsi a vicenda, a seconda di come girava il vento della politica. Ai Weiwei ha coinvolto su questo tema proprio gli artisti del futuro, gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, che hanno realizzato quattro grandi ritratti con mattoncini Lego di altrettanti dissidenti famosi: Filippo Strozzi, Girolamo Savonarola, Galileo Galilei e naturalmente Dante Alighieri, bandito a vita dagli avversari politici. Un progetto che si apre alla città e al territorio grazie alla sinergia con la regione. Un'apertura al futuro, un'apertura che vede una grande collaborazione fra coloro che operano. Questo io l'ho sempre detto, che voleva essere uno dei miei obiettivi, quello di lavorare insieme con i soggetti per costruire dei sistemi e delle reti. Dissidenza, fuga, esilio, ricerca della libertà, magari a bordo di un canotto, un tema quanto mai attuale per la mostra, che apre al pubblico il 23 settembre, scavalcherà l'anno e rimarrà aperta fino al 22 gennaio. Presentate